Un punto positivo di svolta per il Forum delle Culture. Stanziati i fondi per finanziare le attività, la progettazione riparte sotto la guida della fondazione pubblica costituita appositamente per gestire il Forum. 16 milioni di euro, di cui 11 destinati alle iniziative cittadine e 5 investiti sui siti UNESCO della Campania. Cifre ben lontane da quelle immaginate in passato, ma adeguate a costruire un evento di respiro internazionale che porti ricadute positive sull'economia cittadina. Il Forum delle Culture è stato un impegno da sempre messo in posizione strategica massima dal nostro sindaco e quindi tutti i nostri sforzi sono sicuramente destinati alla realizzazione del forum. Credo che sia un'opportunità più importante per la città quella di poter diluire in un arco temporale maggiore il format del forum invece che stringerlo in 101 giorni calendariali. Dallo scorso anno la fondazione è guidata dal commissario straordinario Alessandro Puca, nominato dalla regione per rimettere ordine nelle attività dell'ente e garantirne il funzionamento. Questa mattina Puca ha riferito nelle commissioni consiliari cultura e politiche giovanili, confrontandosi sui temi di gestione e di programmazione assieme al capo di gabinetto Auricchio e al segretario generale Virtuoso. La vicenda della fondazione è stata poi abbastanza travagliata perché ci sono stati diciamo, degli avvicendamenti, delle dimissioni e questo travaglio della governance poi ha comportato fisicamente la disposizione del regime commissariale da parte dell'amministrazione comunale. Noi abbiamo lavorato insieme al capo di gabinetto per creare i presupposti per il risanamento, nel senso che è stata avviata una trattativa definita nei dettagli, ma non è stato ancora siglato l'accordo. Una volta declinati gli obiettivi di politica economica, questi obiettivi si traducono in indicatori di performance che i partecipanti devono soddisfare, per cui è un problema tecnico relativamente agevole da risolvere. Il problema è la chiarezza e la univocità degli obiettivi di politica economica. La cultura probabilmente è una priorità assoluta, ma di medio periodo, nel senso che va coltivata con una prospettiva di ritorno non immediata. Questo è il vincolo e il limite dell'investimento nella cultura.